Buonasera cari amici e ben ritrovati nel consueto appuntamento con Bianconero in compagnia questa settimana del preparatore dei portieri della Viareggio Gianpaolo Pinna. Buonasera a tutti. Grazie Gianpaolo di essere qua con noi, conosciuto anche perché ha giocato nella Lucchese e in altre squadre ovviamente. Dopo ci addentriamo a parlare anche non solo di Viareggio con lui, perché chiaramente è un personaggio che ci dà la possibilità di spaziare a 360 gradi. Vediamo quelli che sono stati i risultati di domenica, che ha visto purtroppo la sconfitta del Viareggio sul campo del Benevento, ma è uscita la formazione bianconera a testa alta. Allora, con l'ausilio della grafica, vediamo che i risultati sono stati la sconfitta, come detto, del Viareggio a Benevento per 3-2, Catanzaro Paganese 3-0, Frosinone L'Aquila 3-0, a Grosseto successo del Prato 3-1, Gubbio Ascoli 1-0, Barletta Nocerina con 3 punti a tavolino da parte della formazione pugliese per l'esclusione, come sempre sapete, della Nocerina. Il Pisa che ha fatto il colpaccio battendo il Lecce, mettendolo chiaramente con non pochi problemi. Salernitana Perugia 2-2, riposava il Pontedera. Per una classifica che vede adesso in testa il Perugia con un punto di vantaggio 63, seguito dal Frosinone 62, Lecce 61, Catanzaro 54, Aquila 52, Benevento 50, Pisa 48, Pontedera 46, Salernitana 46, Prato 42, Grosseto 41, Gubbio 40, Viareggio 28, Barletta 24, Ascoli 21, Paganese 17, Nocerina ultima esclusa dal campionato con 12 punti. Dicevamo Gianpaolo, questa sconfitta del Viareggio, però una delle tante che è accaduta con i consensi del pubblico, i consensi anche degli addetti ai lavori. Magra consolazione, però è un premio al lavoro che fate in settimana, e insieme con mister Lucarelli, con Ticchio, il preparatore Marco Tamburini. Sì, diciamo che sì, c'è sempre il rammarico di aver perso una partita, però diciamo che già altre volte, soprattutto a Frosinone, siamo venuti via pur perdendo tra gli applausi del pubblico, è sempre una magra consolazione. Domenica siamo partiti benissimo, abbiamo fatto subito il gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi eventualmente ecco anche le immagini proprio della partita di domenica di Benevento, una partita come detto con questa sconfitta che purtroppo ecco, c'è il rammarico perché il Viareggio addirittura era passato anche in vantaggio. Sì, appunto, sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, uno schema nostro provato più di una volta, con la spizzicata di Romeo sul secondo palo per Matteini. Insomma, eravamo riusciti a sbloccare la partita, poi in 5 minuti hanno pareggiato e siamo andati sotto sul calcio di rigore. Diciamo che il primo tempo gliel'abbiamo un po' regalato perché siamo caduti nelle solite nostre disattenzioni, però poi alla fine del primo tempo il nostro mister diciamo che ha messo un po' le cose a posto, le solite sgridatine che ci sono alla fine del primo tempo, e il secondo tempo è stato tutta un'altra musica. Diciamo che siamo stati per buona parte della seconda parte appunto della ripresa nella metà campo del Benevento, ma non siamo riusciti diciamo a portare a casa quel punto che per noi sarebbe stato più che meritato. Ecco, abbiamo visto appunto mentre te parlavi Gianpaolo il vantaggio prima di Matteini, poi il loro pareggio, questo fallo ingenuo fatto da Falasco fuori dall'area secondo me, ma l'arbitro ha dato il rigore. Che qui ecco è tua competenza, sì. Furlan che aveva disputato una buona partita, ecco qua ecco, a proposito di ingenuità e di inesperienza, anziché metterla in fallo laterale, ecco lui dal termine della partita, sì, dice: mi hanno sempre insegnato di non lanciarlo centralmente il pallone ma lateralmente, ecco, qui forse lui è uscito un po' troppo di porta. No, poi dopo abbiamo parlato più di una volta, ciò che ha detto lui diciamo che è in parte giusto, perché se una palla lunga casca diciamo al limite dell'aria ma centralmente, il portiere la dovrebbe rinviare sempre lateralmente, ma in questo caso la palla era già lateralmente, quindi io avrei preso il male minore, l'avrei calciata in fallo laterale, così avrei avuto il tempo di poter ritornare in porta. Però
Ecco, qui intanto rivediamo ecco, sì, l'episodio qua, mi sembrava sì, fuori sembrava aria. Fuori aria. Beh, per chiudere il discorso di prima, diciamo che gli è stato sfortunato, purtroppo certi gol si prendono, anche a me è capitato di prendere un gol da centrocampo e comunque si impara anche da queste cose qua. Ecco Matteo, lascia pure queste immagini, almeno rivediamo ecco, proprio questa azione. Qui probabilmente Giampaolo doveva metterla prima, magari in fallo, ecco qui, forse qui, lì metterla subito. Se lui si appoggia direttamente in fallo laterale. E poi ecco la sfortuna è che è stata la sfortuna sulla traiettoria anche, c'era uno di loro, nessuno, no? oppure calciandola magari doveva un pochino cercare di alzarla per poter. È stato bravo anche Campagnaccio, poi è stato bravo lui e lui ha fatto un grande gol, gli è andata bene, ci ha provato, però ripeto, ecco, mi queste dispiace sono cose, cioè quello che per un sì, portiere rimangono sono appunto delle lezioni, no? Sì, perché sono probabilmente delle lezioni, questa volta rinvierà. Se Jacopo ha capito la lezione la prossima volta sono sicurissimo che appoggerà il pallone fuori, anche perché ieri ho visto la partita della Juventus e Gigi Buffon per un paio di volte ieri ha messo la palla in fallo laterale, perché quando non si deve rischiare non si deve rischiare. Ecco, hai anticipato ecco, il tema che volevo affrontare io del punto di questa partita, dove un giocatore Zaza, che a Viareggio conosciamo, te in particolare perché lo hai allenato insieme a Francesco Bertolucci in quell'interregno in cui avete gestito proprio la responsabilità totale della prima squadra in attesa che poi arrivasse Cuoghi. Avete, ecco, raccontaci un po' ecco, questo impatto con Simone Zaza, che è diventato, diciamo, grazie a voi, te, Cecchi, Cuoghi, e grazie al Viareggio quello che ora è un grande giocatore, perché diciamo che sicuramente avete un grosso merito. Noi l'abbiamo allenato, noi ti ringrazio, ma noi l'abbiamo allenato, le sue doti si vedevano già da quando è arrivato. Diciamo che Simone è un ragazzo generosissimo, un ragazzo che 2 anni fa ancora era un po' acerbo, si vedeva che aveva delle grandi doti e quell'anno, i primi 2 mesi, si è un po', diciamo così, ambientato. Poi arrivò anche un po' pesante, no? Sì, come fisico. Sì, perché lui veniva dalla Juve Stabia, non aveva mai giocato con Braglia. Dove non giocava con Braglia, e diciamo che noi in un mese e mezzo l'abbiamo rimesso a posto e poi ci ha dato una grossa mano per quella salvezza lì. Poi ecco, gli hai dato anche delle lezioni di vita, no? Con la tua esperienza, servite. Abbiamo chiacchierato più di una volta e un giorno mi disse che una nostra chiacchierata gli era servita come lezione. Io gli ho dato dei consigli, ma così come si parla tra amici, come si fa con i miei portieri, con altri calciatori. E poi un paio di mesi dopo, in una discussione, venne fuori che quella chiacchierata che avevamo fatto noi gli era servita. E ecco, mi diciamo, d'orgoglio. Già Paolo, su se ti ho interrotto, che poi insieme anche a mister Cuoghi siete riusciti tutti insieme ad ottenere il massimo da lui, no? Perché grazie anche ai compagni di squadra, perché dobbiamo dire che molto merito l'avevano anche i compagni, però lui con i suoi gol, diciamo, ha contribuito non poco alla salvezza del Viareggio. Lui ha fatto delle grandissime cose, ha fatto dei gol impressionanti, era straripante, ogni volta che partiva palla al piede. Lui e Cesarini, ricordiamo lui, Cesarini, anche lui. Cesarini, però... Non Maltese, Samuele Pizza, e tutti gli altri, dobbiamo Massimo Gazzoli, tutti gli altri, quelli che c'erano, perché da solo non si vincono le partite, perciò Simone ci ha dato una grossa mano e sono strafelice che ora te lo saresti aspettato? Me l'aspettavo, perché era talmente lampante la sua forza, la sua tecnica e la sua voglia soprattutto di voler andare in altre categorie, che infatti l'anno dopo andò subito in Serie B e poi fece benissimo anche in Serie B. Alla fine poi una grossa squadra per forza si accorge di uno come lui, e quindi è giusto che sia lì, e gli auguro tutte le fortune che si possono augurare a un ragazzo che appunto abbiamo avuto sotto di noi. Bene, questa diciamo è una bella esperienza che Zaza ha fatto a Viareggio. Vediamolo alla top 11, dove Zaza, chiaramente nel periodo in cui ha vestito la maglia del Viareggio, c'è finito diverse volte grazie ai suoi gol. La top 11 di questa settimana con il modulo 4-3-3, il portiere Zappino del Frosinone, poi la difesa con Goldaniga del Pisa, Scalise della Salernitana, Scogliamiglio del Perugia, Di Cuonzo del Benevento. Centrocampo con
Boys Fair del Gubbio, Pestrina della Salernitana, Sprocati del Perugia, l'attacco con Matteini del Viareggio, Mazzeo del Perugia, Giovinco del Pisa, ex proprio di giornata per il derby di domenica che quando arriverà Viareggio con la maglia del Pisa, l'allenatore Stellone del Frosinone. E domenica arriva questo Pisa, Giampaolo, con questi ex, oltre Giovinco, Martella, c'è anche Pellegrini e un altro ancora Daniele Mannini che te non hai conosciuto, no, ma che ha vestito la maglia di Viareggio. Nella nostra squadra c'è Massimo Gazzoli che rientra chiaramente dopo i due turni di squalifica. Un Pisa, dopo ne parliamo di più nella seconda parte della partita, che della trasmissione, che si è conquistato domenica i punti della sicurezza dei playoff, però sia loro che il Viareggio stesso domenica vogliono terminare bene questa stagione. Ma almeno sicuramente da parte nostra questo è, certo, è il Pisa almeno nella regular season. Certo, no, sicuramente da parte nostra sarà partita, partita vera, vogliamo finire bene davanti ai nostri tifosi, sappiamo che anche il Pisa vuole venire a vincere allo stadio dei Pini perché vogliono migliorare la loro classifica e quindi sarà partita vera. Noi ci prepareremo come ci siamo preparati tutte le settimane con il nostro allenatore e quindi appunto come ho detto prima ci teniamo a finire bene questa stagione nel migliore dei modi. So che anzi farei anche un piccolo appello. Prego. Ai tifosi, diciamo, ai tifosi delle iniziative della società. E infatti, appunto per questo farei un piccolo appello ai tifosi che vengano a darci un saluto, a dare una mano alla società. Insomma, è l'ultima partita di campionato, un derby col Pisa è sempre una bella cosa, quindi mi auguro domenica di vedere un po' di gente allo stadio, insomma. E con questo appello di Giampaolo Pina noi ci fermiamo per la prima parte, ritorneremo chiaramente subito insieme per parlare con lui nella seconda parte, oltre che del derby del Pisa, un po' anche dello scontro ai vertici per chi vincerà il campionato direttamente domenica, però parleremo anche di Lucchese perché Giampaolo Pina ha vestito la maglia anche della Lucchese e domenica anche i rossoneri avranno a Correggio una partita che vale una stagione. Linea alla regia e poi nuovamente insieme.